su Mauro e un giocatore del Napoli che per la precisione è Ramani, e quindi siamo ancora qua che aspettiamo da due minuti, siamo al 44esimo e finalmente si dovrebbe battere questa punizione nella finta di Viola. Sansone, Leao ha segnato il Milan esattamente al 46esimo minuto. Nel corso del primo tempo a San Siro il Milan è passato in vantaggio con Leao, lancio in profondità per il portoghese, difesa dello Spezia questa volta sicuramente non impeccabile, un pallonetto che ha beffato Provedelli in uscita. Ancora proteste però perché in avvio di azione c'era stato forse un contatto tra un giocatore del Milan e il centravanti Malai. Da quel contatto è nato il possesso palla rossonero con la verticalizzazione per Leao, che ha sfruttato l'indecisione della difesa avversaria ed è andato a mettere il pallone alle spalle di Provedelli in uscita con un pallonetto di rara precisione. Ora Malai va a far vedere il malleolo della caviglia destra al direttore di gara dicendo: ecco, mi ha colpito qua. Insomma, 1-0 per il Milan. Si è andato a colpire il palo davvero centrato laterale con Teat, che l'ha guardato stralunato, come per dire: ma siamo qui, saremmo qui per passarcela, non per buttarla in fallo laterale. Davvero il pareggio dello Spezia con Agudelo al minuto 18 nel corso della ripresa. Cambia il parziale a San Siro ed è stato proprio il numero 33, da poco entrato in campo, Kevin Agudelo, a mettere in porta un traversone basso di Verde, che si era involato sulla corsia di sinistra, aveva trovato il compagno di squadra a pochi metri dalla porta difesa da Magnan, piattone destro del numero 33, e pareggio dello Spezia che ormai da un po' di minuti aveva in qualche modo preso possesso della mediana rossonera. 1-1 a San Siro tra Milan e Spezia. È cambiato il parziale al Meazza e la linea può tornare a Bologna, dove i rossoblu cercano di reagire adesso con cautivo per un attimo Nicolò, che lo allontana nuovamente dalle parti di Agudelo, che avrebbe addirittura la possibilità di andare in contropiede non fosse per Calulu che lo ferma. Poi però Kovalenko guadagna il pallone e solo Giasi, parte il tiro, rete, ha raddoppiato lo Spezia al 50esimo minuto, all'ultimo respiro lo Spezia è passato in vantaggio a San Siro grazie a Giasi, grazie alla solita azione di Agudelo, anche lui ancora una volta un fattore, così come è stato nella rete del pareggio. Ha messo in movimento Kovalenko, il cross alla parte opposta, solo Giasi è riuscito con il piattone destro a costruire, a confezionare il diagonale che ha beffato Magnale, con ogni probabilità ha dato la vittoria allo Spezia proprio sul finale, proprio all'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi al direttore di gara, il signor Serra della sezione di Torino, proprio dopo che il Milan aveva sfiorato in più momenti il gol del raddoppio. Questo è il gioco del pallone, questa è quella gioco, è quello sport che ci tiene inesorabilmente attaccati allo svolgersi di una partita, all'epilogo di una partita drammatica come quella tra Milan e Spezia, in cui il Milan avrebbe avuto la possibilità di superare l'Inter in vetta alla classifica, magari creando tantissime opportunità da rete, subendo la beffa proprio all'ultimo secondo. Si continua a giocare, siamo quasi al 52esimo, Magnan col pallone tra i piedi lo scaraventa in avanti, prova ad alzarsi Giroud, sfiora il pallone di testa, lo recupera di petto, viene affrontato da Bastoni, ma proprio in questo momento l'arbitro dice che è finita dopo aver battuto il Napoli al Maradona. Lo Spezia supera il Milan a San Siro, batte la formazione di Stefano Pioli per 2-1 in una partita drammatica proprio nel finale. Andiamo a sentire come stanno andando le cose a Bologna. È appena finita una partita.